Un lussuoso yacht ancorato nel porto di Viareggio, un teatro d'avanguardia e un misterioso assassinio sono gli ingredienti di Nessun dorma fuori, il nuovo giallo firmato da Pasquale Sgro. Il romanzo vede il ritorno sulle scene dell'ispettore Felicino, detective atipico, l'unico ispettore letterario ad indagare su casi di omicidio o incidenti mortali sui luoghi di lavoro. Del resto, sicurezza e ambiente sono da sempre materia di professione per Sgro, che con le storie di Felicino riesce a scandagliare un tema sin qui dimenticato dalla letteratura. Il progetto editoriale si sviluppa su due filoni distinti. Uno che affronta il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro e questo progetto viene portato avanti per una comunicazione più semplice. Sono brevi storie dell'ispettore Felicino, tutte a fumetti. Contemporaneamente c'è un progetto parallelo che invece sono delle storie un po' più lunghe. Quindi l'ispettore Felicino, che è un ispettore del lavoro, diventa un investigatore e quindi risolve dei gialli, quindi risolve, rintraccia degli assassini, risale degli assassini su infortuni mortali che avvengono comunque in ambienti di lavoro. Nessun dorma fuori sarà presentato in anteprima nazionale giovedì pomeriggio alle 18 a Villa Paolina, a Viareggio, città musa ispiratrice di Pasquale Sgro. La passione per Viareggio, l'amore per questa città, sicuramente è prima di ogni cosa. E forse è questo, forse sono questi luoghi così belli che mi stimolano nella scrittura.